scontro diretto da non fallire. Venerdì prossimo alle 20.45 Gubbio Pescara in diretta e in chiaro su Rete 8 con ampio pregare a partire dalle 19.45. Sesta contro quinta in classifica, squadre separate da un solo punto. Il Pescara delle ultime settimane, meno appariscente ma molto più concreto e solido. Tre vittorie consecutive, era già accaduto in avvio di stagione, quando addirittura i biancazzurri riuscirono ad infilare quattro successi di fila contro Arezzo, Sestri Levante, Gubbio e Spal, ma anche tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, grazie ai blitz di Chiavari e Pontedera e al 4-0 l'Adriatico sull'Olbia. La continuità prima di tutto, il cammino appena intrapreso è senza dubbio promettente. Altro aspetto da sottolineare, la solidità del reparto arretrato, unita naturalmente ad una fase di non possesso oggi affidabile. Due partite consecutive senza subire gol. Nelle ultime 10, 8 reti incassate, di cui però 4 nell'infausto match di Alessandria contro la Juve Under 23. In questo lasso di tempo ben 4 clean sheet contro Pontedera, Olbia, Sestri, Levante e Pineto. Numeri non proprio zemaniani, in questo caso da valutare molto positivamente. La sfida di Gubbio ha tutta l'aria del primo vero snodo del girone di ritorno. Umbri in forte ascesa, 6 vittorie e un pareggio. Ultima sconfitta 2 mesi fa, lo scorso 9 dicembre a Pontedera per 2-1. Assente per squalifica l'abruzzese di Torano Nuovo, ex di passaggio Alessio Di Massimo. Finora 7 centri campionato. Defezione di certo rilevante, ma a gennaio il Gubbio si è rinforzato con gli arrivi di Bumbu dal Cesena, Bernardotto, 2 anni fa a Teramo, e dell'ex Jacopo De Sogus. Nel Pescara, ancora privo di Accornero e Vergani, torneranno a disposizione, dopo le rispettive squalifiche, Franchini e il neobiancazzurro Luca Sasanelli. Risponderà presente Floriani, domani Squizzato tornerà in gruppo, al contrario resta in dubbio Cangiano, ancora alle prese con una fastidiosa influenza.